Ti aspettavi una conferma dopo la gara con l'Avezzano, mister, purtroppo non sei stato accontentato. Ma no, perché in fondo non è che mi aspettassi molto di più. È vero che potevamo gestire meglio la palla in alcune situazioni, sia nel primo che nel secondo tempo, soprattutto nel primo, direi. E poi che avessi timore che loro potevano avere qualcosina in più, ne ho avuto conferma, perché loro in questo momento hanno qualcosa in più, a mio avviso. Quindi insomma, non è che abbia da recriminare né sulla partita né sul comportamento e l'atteggiamento della squadra. Mister, ma malgrado la regola degli under, la San Benedettese ha dimostrato di avere tanti giovani forti che spesso e volentieri possono fare la differenza senza togliere nulla a quelli dell'Aquila. Sì, adesso al di là dei giovani, mi sembra che loro abbiano, ecco, come hanno dimostrato, qualcosa in più. Me l'aspettavo e l'ho notato. Ripeto, al di là dei nostri demeriti, abbiamo trovato una squadra che in questo momento c'è più forte e che ha vinto meritatamente. Le faccio una provocazione, mister. Mette spesso e volentieri Banegas al centro dell'attacco quando viene fuori Galesio, e anche un messaggio in chiave mercato che deve lanciare a qualcuno per far capire che forse l'argentino lì davanti non ha un vero sostituto di ruolo. No, assolutamente. Sono delle soluzioni che ho, avendo 7-8, forse 8 completamente giocatori offensivi. E quindi è una soluzione che ci può stare, a mio avviso. Però al di là di questo non c'è nessun messaggio da dare alla società. Quindi, però c'è bisogno di fare qualcosa, mister? Ma non lo so, ci sarebbe bisogno di crescere partita dopo partita, rispettando poi quelli che sono i valori del campionato, perché con alcune squadre è dura giocare, con altre magari fai meno fatica, ma sempre poi le partite le devi vincere. In queste due partite che insomma ho giocato con squadre insomma di vertice, noi ci potremmo essere, ma ci vorrebbe anche continuità nell'esserci. Quindi io adesso, ripeto, oggi è la partita, non ho tante recriminazioni da fare riguardo al nostro comportamento, seppur, come ho detto, almeno nella gestione della palla potevamo essere un po' più puliti. Nella fase difensiva abbiamo corso alcuni rischi, però più per situazioni individuali di reparto, e quindi adesso dobbiamo pensare alle prossime partite, che sono partite da vincere, e ci dobbiamo preparare perché saranno dure come queste che lo San Benedettese. Mister, l'ultima, poi la lasciamo ai colleghi. Sotto l'aspetto atletico e fisico è un periodo in cui bisogna un attimino lavorare, mettere dei carichi importanti, oppure sei contento rispetto a quello che stanno dimostrando i ragazzi sotto questo aspetto? Ma no, noi lavoriamo quello che pensiamo sia giusto fare. Come avevo sottolineato, non ho trovato una squadra insomma molto pimpante da questo punto di vista, al di là che le colpe non sono di nessuno, però anche per caratteristiche dei giocatori o per motivi anche psicologici. La squadra da quel punto di vista sta crescendo, oggi comunque con una squadra che oltre a tecnica ha anche grande dinamismo, grande corsa, insomma ha fatto la sua parte. In alcuni reparti abbiamo sofferto di più, in alcuni abbiamo sofferto di meno. Un messaggio da lanciare ai 655 tifosi rossoblù, quelli abruzzesi che quest'oggi vi hanno fatto un bel regalo, no? Essendo presenti. Beh, certo che ci fa piacere, ci dispiace poi per il risultato, per la gioia che non gli abbiamo potuto dare, però ecco, questo insomma sono colori più che sostanze.